Grande risultato contro la Nocerina, grande soddisfazione per questi tre punti. Si è visto ancora un Pisa che magari è stato attento, poteva essere preso sotto gamba l'avversario, così non è stato. E dicevo appunto un Pisa importante, un Pisa grintoso e determinato. Sì, dobbiamo continuare, sappiamo che ogni domenica è difficile contro qualsiasi squadra, dobbiamo continuare su questa strada qua e quindi andiamo avanti. Peccato per il gol, insomma, davanti a questi tifosi sarebbe stato sicuramente bello trovare la via della rete, insomma, arriverà magari in momenti importanti e sarà decisivo, chissà, magari nella prossima trasferta a Catanzaro. Speriamo che arrivi prima possibile, si lavora per questo, ci saranno tempi migliori, però è importante che abbiamo vinto. Anche l'intesa davanti fra voi quattro, diciamo, migliora partita dopo partita, anche con Cia quest'oggi che sostituiva Napoli, è andata più che bene. No, davanti siamo bravi, perciò con gente brava è tutto più facile intendersi e giocare. Gli avversari non mancano sicuramente, perché magari qualcuno blasonato fa un po' di fatica, come può essere il Lecce, qualche sorpresa come il Pontedera in testa. Il Pisa comunque deve tenere sempre le antenne dritte contro qualsiasi avversario. Abbiamo visto, insomma, anche oggi la Nocerina in inferiorità numerica, diciamo, non ha mollato, poi vabbè, finché è arrivato il quinto gol. No, sappiamo che ogni domenica ci aspetta una battaglia, quindi pensiamo domenica dopo domenica e ogni partita ha una storia a sé, perciò noi lavoriamo settimanalmente e poi si vedrà.